Buonasera radioascoltatori e benvenuti alla quinta puntata del nostro programma Solo se ti rende felice show. Chi vi parla è Mario, ormai da 5 settimane abbiamo avuto tanti riscontri positivi su questo programma e siamo felicissimi, quindi non possiamo che dirvi grazie perché avete continuato a condividere le nostre puntate facendo in modo di stare vicino ai nostri giovani talenti e siamo felicissimi per quello. E allora, il nostro programma è un dialogo aperto per conoscere a fondo i nostri ospiti, lo sapete ormai bene, siamo in diretta su radio15.ch, siamo in diretta streaming su Facebook e da domani puntate integrali su Instagram e su YouTube. Siamo un po' ovunque perché è giusto stare vicino ai nostri giovani e anche stasera ne abbiamo uno molto molto bravo. Tutto pronto? Un saluto in regia al nostro Jenny, buon lavoro, un saluto al nostro direttore artistico Gino Azzato, foto e presentazione. Buonasera, buonasera a Eccolo qui, tutti. ciao Ciao. Daniele, Daniele Giamusso, benvenuto, come stai? Bene, grazie, molto bene. Tutto Felice di bene, essere qui. tutto bene. Anche noi lo siamo, ci piace stare vicino ai giovani, quindi ne abbiamo beccati un bel po' in queste puntate e quindi ti abbiamo aspettato con ansia. Siamo qua adesso pronti per conoscerti e ti lascio solo 4 minuti, parlaci un po' di te e noi ci vediamo tra poco. Ciao Va Daniele. bene, ciao. Allora, mi chiamo Daniele Giammusso, ho 17 anni, vengo dalla Sicilia e ad agosto ho pubblicato il mio primo brano, Corsa ad ostacoli. Un brano molto particolare, secondo me. Innanzitutto scritto da mio padre, quindi è un po' come se l'avessi scritto io, diciamo. Parla di rinascita. Parla di un periodo molto brutto della mia vita, parliamo di 2 o 3 anni fa, in cui ho avuto dei problemi di salute dovuti all'adolescenza, dovuti a insomma, una serie di motivi, e di come sono riuscito a uscire da questo problema. Ovviamente ho deciso di parlare, diciamo, in questa canzone, di questi argomenti così complessi, diciamo, e anche un po' seri, utilizzando quest'ironia. Perché comunque volevo rendere il tutto più leggero, più orecchiabile e diciamo che l'obiettivo è arrivare principalmente ai giovani, però comunque alla fine si è dimostrata una canzone che è arrivata un po' a tutti perché con questo ritornello così spumeggiante che vedrete adesso, diciamo che facciamo ballare tutti. Questa canzone è stata presentata al Cantagiro di Fiuggi 2020 ad agosto e ha vinto il premio Little Tony per la migliore interpretazione. Infatti, sono veramente felicissimo ed emozionato per questo grandissimo traguardo. Quindi, diciamo che Corsa ad Ostacoli, è stato un progetto che pian piano è nato ed è arrivato poi fino a Fiuggi, quindi è partito da qui con questo videoclip, poi anche nelle varie piattaforme, poi è arrivata fino al Cantagiro e poi arriverà anche nella compilation del Cantagiro a casa Sanremo, quindi nel periodo sanremese, ovviamente Covid permettendo. Quindi questo è un po' il brano e ciò di cui parla. Corri, corri, con il fiato corto e il tuo sguardo assorto. C'è chi non crede, come dargli torto. E tu corri, corri, urla e poi silenzio. Buttato a terra, pugni stretti sulla testa. Mi gira la te, mi gira la te, mi gira la testa. Mi butto giù a te, mi butto giù a te, mi butto giù a terra. Mi gira la te, mi gira la te, mi gira la testa. È una discesa costante, navetta spaziale in questo letto rotante. Corro, corro.
con i prof al collo, ma non barcollo. Denise insiste, ci vuole una scossa, e io corro, corro, urlo e poi volo, comodo in aereo, tra le nuvole e la TV. Mi gira la testa, mi gira la testa, mi gira la testa, mi mangio la me, mi mangio la me, mi mangio la mela. Rialzo la testa, rialzo la testa, rialzo la testa, tra grattacieli giganti e luci abbaglianti in questa wonderful New York. Mi gira la testa, mi gira la testa, mi gira la testa, mi mangio la me, mi mangio la me, mi mangio la mela. Rialzo la testa, rialzo la testa, rialzo la testa, tra grattacieli giganti e luci abbaglianti questa wonderful New York. Mi gira la testa, mi gira la testa, mi gira la testa, mi mangio la me, mi mangio la me, mi mangio la mela. Rialzo la testa, rialzo la testa, rialzo la testa, tra grattacieli giganti e luci abbaglianti in questa wonderful New York. Eccoci qua, eccoci qua. Complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Un brano molto armonico, un po' uno swing americano di altri tempi, veramente bello. Eh sì, sì, infatti. È anche molto ricercata come melodia, quindi complimenti a tuo papà che ha scritto il brano. Quindi grazie, grazie. Anche la musica l'ha curata, è tuo papà oppure... Sì, l'arrangiamento è stato fatto da un professionista, come anche il videoclip. Che è Graziano Mossuto, che saluto tra l'altro se sta guardando la trasmissione. Fai bene, perfetto. E, si parla chiaramente già il titolo Corsa agli ostacoli, quindi si parla già di un percorso che tu ci hai anticipato, che hai superato e vinto la grande. E, quindi alla fine, se uno vuole, si può sempre diventare padrone della propria felicità, no? Cosa rappresenta per te questo brano? Per me rappresenta la prova pratica, diciamo, la prova su carta che effettivamente la mia vita è cambiata radicalmente. La mia vita, diciamo, che è tornata alla normalità. È per me molto importante. È un ritorno alla vita, diciamo, un invito a non mollare mai e a continuare comunque sempre anche magari possiamo vederla anche nel raggiungere i propri ideali, quindi alla ricerca dei propri ideali, che deve essere sempre un punto fermo, diciamo, quindi può essere intesa in vari modi, diciamo. Certo, infatti siamo sempre più contenti di aver creato questo programma, perché vedi, conosciamo la persona, perché la canzone è bella, il testo arriva, però poi quando lo presenta chi l'ha interpretato diventiamo ancora più padroni anche noi del tuo brano, ecco. Sì, infatti. Hai già accennato del video, no? Che trasmette ancora meglio, cioè, quello che vuoi dirci, perché è una bella passeggiata sì. A New York. Sì. Quindi, com'è nato questa idea del video? Che è molto allora, bella. New York è essenziale, diciamo, all'interno della mia rinascita, della mia ripresa, perché proprio questo viaggio a New York è stato subito dopo, diciamo, la mia ripresa, da questo problema di salute, quindi diciamo che per me è una città molto importante, non solo per la bellezza ovviamente artistica che tutti sappiamo, però anche da un punto di vista personale, sentimentale, è una città che porto nel cuore, perché veramente è il simbolo della mia rinascita, pertanto non potevo non citarla all'interno di questo brano. E infatti il videoclip abbiamo fatto metà in studio e metà poi con le riprese New York,
proprio per mettere in luce due aspetti, diciamo, quindi la mia passione per la musica, diciamo, perché poi comunque si vede, io sono venuto al pianoforte, insomma, abbiamo visto varie cose, e poi il mio viaggio a New York, insomma. Infatti è molto molto bello, molto molto bello. Beh, tu ci confermi che la musica è la miglior strada per essere se stessi e rivelare la propria identità, perché tante volte le parole non bastano, ci si nasconde dietro le note musicali per liberarsi. E sì, come nasce la tua passione per la musica? Allora, ho iniziato a 12 anni, a dire la verità, a fare musical, proprio qui in Sicilia, insomma abbiamo fatto diversi musical, e poi un anno fa ho deciso di iniziare un percorso in un'accademia, l'Accademia Palladium, della mia bravissima insegnante Lia Minio, che saluto, che mi sta seguendo probabilmente, e, che veramente ha cambiato anche il mio modo di, oltre che la mia tecnica vocale, ha cambiato anche il mio modo di approcciarmi ai testi, perché proprio mi ha portato ad imparare ad interpretare i testi, perché comunque io mi sono accorto che fino a quel momento, fino al momento in cui sono entrato all'Accademia, diciamo che avevo una visione passiva dei testi, se così possiamo dire, perché non li vivevo appieno, invece così veramente sono riuscito proprio a comprenderli al meglio e proprio anche a trasmettere poi la mia emozione al pubblico. Infatti io ho iniziato con le canzoni di Renato Zero, a cui facciamo anche tanti auguri, oggi sono 70 anni. Che è proprio, diciamo, l'esempio secondo me più grande all'interno della musica italiana di una canzone che porta fuori un'interiorità. Quindi veramente mi ha aiutato tantissimo a portare fuori le mie emozioni, le mie sensazioni e anche le mie fragilità, ovviamente. Cos'è per te la Sicilia? Per me la Sicilia è il punto di partenza. Sicuramente è diciamo il luogo di nascita, il luogo che il primo luogo in cui anche mi sono potuto, ho potuto conoscere la musica, perché comunque qui abbiamo grandi tradizioni, grandi artisti provengono anche da qui. Quindi sicuramente è un punto di partenza che non dimenticherò nel mio passaggio, ovviamente. Assolutamente. Un concerto tuo io lo vedrei abbinato a una banda di fiati, violini, abbinato sì, a sassofoni. Sì. Tu l'hai già anticipato, però se dovessi scegliere un artista con chi vorresti duettare con questo sfondo dietro quasi di musica classica? Allora, artista italiano... Quello che vuoi. Sicuramente Renato Zero. Artisti stranieri che ascolto tantissimo, vabbè, ho una collezione infinita, ti faccio un esempio, Cher, Lady Gaga e Taylor Swift, sicuramente per me sono dei punti di riferimento, grandissimi, che seguo e comunque anche venero dal punto di vista musicale. Bene, siamo qui, quindi fantastichiamo, perché è importante, se devi, si deve sognare bisogna esagerare. Allora, un film viene raccontato con una tua canzone, che genere di film sceglieresti? Un film che racconta una storia, che ha un significato, che porta delle sensazioni, perché sicuramente non solo questa canzone, adesso stiamo lavorando anche ad altri progetti futuri per, insomma, per i prossimi mesi, di cui non posso parlare ovviamente, però sicuramente voglio continuare sulla scia del raccontare una storia, perché non mi interessano le canzoni che sono solo belle musicalmente, che magari non hanno un significato ben preciso, perché per me la musica non è solo un qualcosa che ascolti, ma è un qualcosa che anche ti entra dentro, un qualcosa di interiore, quindi per me trasmettere un messaggio è qualcosa di essenziale nel realizzare un inedito. Quindi sicuramente sì, mi vedrei in un film... Diciamo, in un film tratto da una storia vera, diciamo. Ecco, assolutamente, perché io parlo solo di storie vere. È una cosa bellissima, infatti, si sente già da quello che... Poi non ti chiedo dei progetti, non ne puoi parlare, però ci aggiornerai, come sempre, in radio, ci dirai cosa farai. Sì, con molto piacere. Allora, ci hai già anticipato, quindi, dalla domanda che volevo farti, quindi dalla Sicilia alla vittoria del premio Litteratoni con la tua canzone, che sarà però presente, che non hai detto, sarà presente nel...
nel CD, no? Del Cantagiro. Sì, sarà presente nella compilation del Cantagiro che credo uscirà tra un mese, insomma, prima del festival, e la presenteremo a Casa Sanremo proprio durante il festival, quindi è un altro sogno che si realizza, arrivare bellissimo a Sanremo, che per me sarà un'emozione grandissima, dove sicuramente potrò promuovere ancora di più questo brano e insomma farlo conoscere a più persone possibile. Spero veramente che possa essere apprezzato anche lì. Assolutamente, vivile tutto di un fiato queste tue emozioni, perché il tuo modo di presentarle sicuramente entusiasmerà tutti. Lo spero, me lo auguro. Hai già parlato tanto del tuo vocal coach Lia Minio, che avevo preparato una domanda su di lei, mi hai già anticipato, però adesso sei in diretta TV, non siamo in diretta solo in Italia, siamo in Svizzera, siamo in Francia, siamo in Belgio, ma ci sarà lei, no? Digli qualcosa che non gli hai mai detto. La voglio ringraziare, perché oltre ad essere una bravissima maestra, è stata anche una persona importante in questo processo di rinascita, perché tramite mi ha trasmesso questa sua passione per la musica, questa forte passione per la musica, che mi ha veramente aiutato a conoscere meglio questo mondo, a capirlo, e poi sicuramente di lei apprezzo il fatto di essere sempre pronta a venirci incontro, ad aiutarmi anche in qualsiasi follia mi venga in mente, perché magari voglio fare una canzone un po' particolare. Faccio un esempio, a me piace fare le cover di Lady Gaga, che comunque per un ragazzo è un po' difficile perché le basi sono introvabili, e lei è assolutamente d'accordo a sperimentare qualsiasi cosa. Quindi sono veramente felice di aver trovato una persona di questo tipo, quindi la ringrazio e la saluto tantissimo. Ma tanto ci vediamo domani, perché domani ritorno in accademia. Salutarla in diretta è più bello, eh? Sì, assolutamente. Così tutti la conoscono. Ma non la ringrazierò mai abbastanza. Assolutamente. Anche lei sarà molto fiera di te, ne sono certo. E la salutiamo anche noi, non la conosciamo, però sappiamo chi è, quindi la salutiamo molto volentieri. Cosa senti dire ai tuoi coetanei per realizzarsi un sogno? Qual è la strada, secondo te? Secondo me la chiave per arrivare a questo è pensare con la propria testa, lasciar perdere ogni pensiero negativo. Spesso dai social o magari dalla scuola o da altre istituzioni ci arrivano magari dei messaggi negativi o qualcuno che ci vuole dire come dobbiamo essere. E questo dobbiamo lasciarlo da parte, perché dobbiamo creare una nostra personalità, dobbiamo creare una nostra strada che sia lontana da tutte queste, da tutta questa negatività, da tutta questa pressione che non ci fa vivere la vita bene. Quindi perché sprecarla seguendo ciò che dicono gli altri? Bisogna fare ciò che si vuole. Senza padrone del proprio tempo. Sì, assolutamente. Padrone del proprio tempo. Assolutamente, sì. E adesso arriviamo a un'altra domanda simile a quella di prima. Qualcosa che non hai mai detto a tuo papà? Allora, sicuramente non l'ho mai ringraziato abbastanza per essermi stato vicino. Papà come mamma, ovviamente. Perché loro hanno sofferto tanto per questa mia condizione, però non me l'hanno mai fatta pesare. E mio padre ha deciso anche di raccontare insieme a me questa storia, proprio perché diciamo che ovviamente il piacere non era condiviso, cioè non era solo mio, era un piacere condiviso tra me, tra loro e tutta la mia famiglia, perché dopo diversi anni trovarci davanti a qualcosa che non ci sapevamo spiegare, grazie a questa a una bravissima dottoressa che cito anche nella canzone, che sarebbe Denise nella seconda strofa, non so se hai notato, sì. È stata lei che è riuscita ad aiutarmi, e quindi è una persona fondamentale per la mia rinascita e per la mia ripresa, e che non smetteremo mai di ringraziare, perché veramente mi ha permesso anche di essere qui oggi. Ringraziamo Denise anche noi, la dottoressa. Me è una cosa molto importante. Infatti, non potevo non citarla, perché è stata veramente una figura essenziale, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista emotivo, in quanto è diventata poi un'amica, oltre che una dottoressa.
Quindi Certo. sì, sicuramente Grazie, questo. grazie per aver condiviso con noi questo emozionante racconto. Grazie a Grazie. voi. Guarda, io scovando tra le tue foto, perché prima di intervistarti io faccio un po' di giro, ho trovato una foto che mi ha un po' ingelosito. Ti spiego, perché hai una foto Forse ho capito. con Andrea Camilleri, che è uno dei miei miti. Sì, ci siamo conosciuti circa 4 anni fa, Che bello. perché io vado in un liceo che è il liceo classico Empedocle, che ha frequentato lui, ha frequentato Pirandello, è un liceo storico. E tramite questo sono riuscito ad andare proprio a casa di Andrea Camilleri e l'ho Spettacolo. intervistato, facendo delle domande sulla nostra Sicilia. Insomma, è stata un'esperienza veramente magnifica, perché il suo umorismo, ma la sua grande intelligenza, è stato un qualcosa che ho riscontrato forse in poche persone nella mia vita. È stata un'emozione È una che persona incredibile. sì, non si Io cancellerà mai dalla mia mente, seriamente, perché veramente è stato qualcosa di stupendo. Leggo tutto e rivedo tutto. Quando ho visto la foto con lui mi sono fermato così e ho detto: ma pensa, guarda, Daniele dov'è? Va bene, bello. E volevo farti una domanda, ma la cambio. Cosa significa per te la parola sogno? Me il sogno è qualcosa che mi ha accompagnato in tutta la mia vita, sono un sognatore, lo ammetto. Bellissimo. Siamo in due, siamo in Sì, due. non solo dal punto di vista musicale, assolutamente. Il sogno per me è molto importante, non solo il sogno verso il futuro, ma anche mi piace fantasticare, mi piace tanto fantasticare. Infatti mi piace ritrovarmi in delle situazioni che magari leggo in vari libri o magari vedo in serie TV o altro. Quindi sì, per me il sogno è un qualcosa di costante, secondo me è un qualcosa di molto importante per la crescita personale. È un qualcosa che trovo essenziale, perché penso che sia importante un po' per tutti, anche per quelli che si definiscono insensibili o altro, perché alla fine il sogno è un qualcosa di universale, è un qualcosa di valido per tutti, secondo me. Io amo molto scrivere, scrivo tanto. Una delle tante mie citazioni è: l'immaginazione rende forte la realtà. Se tu immagini di poter fare qualcosa di importante, alla fine ce la fai. Bene, Sì, assolutamente, infatti, o meglio, si è già pronti alla realtà, anche, assolutamente. secondo me. Scavalchiamo Sì, tutti. scavalchiamo tutti sempre. Allora, ripetiamo il tuo brano Corsa Ostacoli, che passa in radio tantissime volte da noi. È veramente molto bello, è Il un radio brano sì, è presente, particolare. sì, è presente in tutte Dici le tutto, dici piattaforme, è tutto. presente anche in tutte le piattaforme streaming, inoltre anche sui social, che mi trovate Daniele Giammuso tutto attaccato, su Instagram, Facebook e tutti gli altri, insomma, mi trovate Ma ovunque, sono molto attivo. guardate assolutamente il video su YouTube, che è Il bellissimo. video su YouTube, assolutamente, che lo trovate ovviamente condiviso in tutte le varie, sia nelle piattaforme che nelle mie pagine social, che sono molto, che uso quotidianamente. Bravissimo. Condividerai anche la nostra puntata, Assolutamente, perché sì. sappi che questa puntata sarà sempre su Facebook, presente sempre, quindi come tutti gli Sì, altri sarà ospiti che abbiamo presente nella mia avuto, pagina, infatti. Appena finiamo la diretta, la inserisco subito nella mia pagina. come tutti gli ospiti che sono stati, che ti hanno preceduto, la continuo a rivedere, a condividerla, perché comunque Sì. siete giovani, quindi ci vuole tempo, però poi abbiamo visto tantissime visualizzazioni nel tempo, perché comunque l'intervista va a esaltare di più poi la vostra bravura, oltre al brano che avete presentato. Sì, E sei infatti. stata una bella persona, quindi faccio complimenti davvero. Grazie, è Guarda, stato ti dico veramente un una piacere cosa, essere qui. guarda cosa ti faccio vedere, che sono innamorato delle radio, perché vediamo un po', sulla nostra radio, in questo momento, te la faccio vedere che radio ho, non la tua. Guarda che radio ho. E c'è il tuo brano adesso. Eccolo qua. E quindi lo mettiamo sottofondo. E vorrei salutarti così, facendoti un grande in bocca al lupo, avanti sempre così, a testa alta. Grazie, Siamo stati in diretta e abbiamo avuto il piacere di avere con noi Daniele Giammusso. Adesso uscirà una frase che è lo slogan del nostro programma. Al mio tre la diciamo insieme e ci salutiamo, va bene? Uno, due, tre. Solo se ti rende felice. E questo è il mio augurio per te. Grazie di aver presentato con noi. grazie, grazie. Ciao, buonasera a Ciao, ciao. tutti. Ciao. Grazie.
Grazie mille, grazie Daniele. Grazie Daniele. Abbiamo scoperto un altro ospite importante, un altro giovane che ha tanta voglia di realizzarsi, lo sta facendo con grande forza. Quindi il nostro programma Solo se ti rende felice show è la chiave di tutto questo. Ringrazio il nostro direttore artistico Gino Azzati, direttore del programma, con il sottoscritto. Un grazie enorme sempre al nostro regista Gianni per il lavoro svolto. E nulla, vi ricordo sempre le puntate integrali su Facebook, su Instagram e su YouTube. E poi seguiteci sempre perché Radio 15 for you for me, vi rende felice. Viva la musica e arrivederci alla prossima. Ciao, buonanotte. Musica, parole, parole, emozioni, vivile a pieno. Con Radio One Five. Cercaci, cercaci, cercaci. Seguici, contattaci anche sui social. Radio One Five fa la differenza.